Buonasera, ben trovati con Domenica Sport. Sarà domani il giorno della fumata bianca tra Paolo Giovannini e l'Arezzo Calcio. Da quello che trapela, il manager della Garfagnana dovrebbe rescindere il suo rapporto con il Pontedera, un rapporto che ha portato grandi risultati per il sodalizio granata, e legarsi all'Arezzo. Il presidente Manzo ha fatto la sua scelta e Giovannini, che tra l'altro frequenta con grande assiduità anche la nostra provincia, sarà il nuovo direttore sportivo dell'Arezzo. Di più ne sapremo nelle prossime ore. Ed ecco il quadro completo della giornata numero 32 del campionato di Serie D. Leggiamo insieme i risultati: Arezzo Cannara 2-1, Cascina Reti 2-1, 3-3 fra Foligno e Lornano Badesse, Follonica Unipomezia 2-0, Montespaccato Trestina 3-1, a Livorno Poggi Bonzi Livorno 4-0, San Donato Scandicci 1-0, San Giovannese Flaminia 2-1, a Città di Castello Pianese Tiferno Lerchi 3-0. La nuova classifica a 180 minuti dalla conclusione: San Donato 75, ormai con un piede e mezzo in Serie C, Poggi Bonzi 70, Arezzo 61, Follonica 57, Pianese 53, Lornano 51, Flaminia 46 insieme al Trestina, Montespaccato e Tiferno con il Cascina 40, Scandicci 39, San Giovannese 37, Rieti 34, Foligno 32, Unipomezia 30, chiudono il Cannara a 23 e la Pro Livorno 20. Queste due squadre sono matematicamente retrocesse e quindi l'ultimo atto in Serie D del Cannara si è consumato proprio ad Arezzo. Non è stata una partita semplice per gli Amaranto, che oggi avevano molti assenti. Vediamo com'è andata nel servizio curato da Andrea Lorentini. L'Arezzo ospita un Cannara quasi retrocesso con l'obiettivo di blindare il terzo posto. Mariotti in tribuna dopo il rosso sulla Miata sostituisce lo squalificato Calderini inserendo Mancino nel tridente. In difesa è recuperato in extremis l'olandese Van der Velden, dove scala anche l'under Lazzarini per far posto in mediana Benedetti. Gli Amaranto si complicano subito la vita quando all'ottavo, sugli sviluppi di questa punizione, il greco Mirtollari sbuca sul secondo palo in fila Colombo. Difesa poco reattiva e Arezzo sotto di un gol. La reazione arriva al quarto d'ora e a guidarla è il capitano, soltanto che Cutolo è doppiamente sfortunato perché nel giro di 30 secondi colpisce due volte il palo alla sinistra di Lori con due rasoterra dal limite. Sugli sviluppi del successivo angolo però arriva il pari. Sul secondo palo Van der Velden trova il pertugio per battere Lori e riportare la gara in equilibrio. Gioia per il difensore olandese in campo con un vistoso tutore alla mano fratturata. Il pomeriggio maledetto per Cutolo prosegue al minuto 36 quando sempre dalla stessa mattonella colpisce il terzo legno della sua partita. L'Arezzo cresce ma sembra poco incisivo fino al minuto 46 quando Persano si avventa su un pallone in area e supera Lori con uno scavetto. Freddezza e qualità nella giocata dell'attaccante che realizza l'ottava rete stagionale, la quarta consecutiva al comunale. La ripresa si apre con questo destro a giro poco alto di Mancino, poi all'undicesimo Persano deve alzare bandiera bianca per un problema muscolare, al suo posto Niccolò Marras. Cutolo va a fare il centravanti ed è proprio lei capitano a spingere intorno alla mezz'ora un bel contropiede che per poco non trasforma con una parabola delle sue. Poco dopo lo stesso Cutolo offre a Marras la palla per chiudere la gara, ma Lori alza in angolo. Prima della fine l'Arezzo va vicino al tris. Sull'angolo di Cutolo Pinna si coordina con eleganza e colpisce la traversa. Il terzo gol dunque non arriva, ma l'Arezzo va bene così. Il terzo posto è sempre più vicino. Con questa sconfitta invece il Cannara retrocede matematicamente in eccellenza. Davvero incredibile la serie di pali colpita da Cutolo, tra l'altro sempre quello. Il vice di Mariotti invece si è presentato oggi in sala stampa, Martinelli, che sostituiva lo squalificato primo allenatore, e ha elogiato la reazione della squadra sottolineando che questa era la terza partita in una settimana. Stefano Martinelli, che oggi sostituiva in panchina lo squalificato Marco Mariotti, oggi contava soprattutto vincere, insomma, all'inizio eravate però un po' complicata. Sì. E come ha detto il mister nell'intervista di sabato, sono partite che se non prese con le pinze potrebbero destare problemi. E abbiamo avuto un approccio un po' titubante, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Ecco, quanto può aver pesato anche magari l'impegno, il terzo in una settimana, comunque una gara molto dispendiosa contro la Pianese? È vero che l'Arezzo ha colpito anche quattro pali, però forse sul piano del ritmo, no? È mancato qualcosa. Sicuramente molto, ha creato abbastanza problemi questa cosa, perché dobbiamo dire che c'è stato un dispendio energetico, fisico, mentale abbastanza elevato la partita di mercoledì, perché abbiamo riacciuffato una partita
in 10, dove siamo stati per 55 minuti, i ragazzi hanno avuto un grande approccio. Ecco, è un Arezzo che comunque adesso ha trovato la sua continuità, diciamo che manca l'ultimo passo, no, per conquistare il terzo posto. Sì, adesso affronteremo queste due partite come abbiamo affrontato le precedenti, cercheremo sempre di dare il meglio e mettere al sicuro questo terzo posto. Ecco, anche le scelte iniziali di formazione, Mancino nel tridente, Lazzarini terzino, come sono nate insomma con lei, con lo staff e con Mariotti? Beh, il mister ultimamente anche in vista delle tre gare in una settimana ha fatto un po' di rotazioni, in più ci mettiamo i squalificati, infortunati e cose varie, quindi era giusto così. E dopo il vice allenatore sentiamo uno dei protagonisti di questa partita, ovvero il centrocampista Alessio Benedetti. Alessio Benedetti, una partenza d'handicap, poi siete stati bravi a rimontarla, potevate anche poi portarvi sul 3-1, insomma erano tre punti importanti per tenere la distanza del Gavorrano. Sì, ce la siamo un po' complicata purtroppo, quindi abbiamo fatto un po' più di fatica perché siamo consapevoli ovviamente delle nostre qualità, quindi però quando vai sotto devi sempre un po' un attimo faticare. Però dai, alla fine l'abbiamo ribaltata, dopo purtroppo non si è riusciti a fare il terzo e il quarto, però l'importante oggi era vincere e continuare così quello che stiamo facendo. Ecco, tu sei uno dei più esperti, hai detto adesso insomma siamo un gruppo che ha trovato un suo equilibrio, soprattutto con una continuità di risultati, ecco insomma in questo finale c'è da arrivare terzi e poi insomma da vincere questi playoff, provarci almeno. No, assolutamente, l'obiettivo è quello, è arrivare terzi in modo tale da giocare la prima partita in casa e cercare di poi far bene ai playoff, arrivare in finale e giocarcelo. Ora sarà difficile comunque poi giocarci la semifinale e poi un eventuale finale, però noi penso che abbiamo le qualità, abbiamo tutto, abbiamo i ricambi, abbiamo un gruppo che è forte, quindi speriamo di fare insomma quello che è il nostro obiettivo, di portarla a termine. E dopo il centrocampista Benedetti, ecco invece il parere del portiere Edoardo Colombo. Edoardo Colombo, una vittoria importante, mantenete 4 punti di vantaggio sul Gavorrano, insomma terzo posto che è sempre più a portata di mano, insomma era importante vincere anche se forse non avete fatto la vostra miglior prestazione. No, ci portiamo a casa questi 3 punti con grande gioia, comunque venivamo da una settimana impegnativa dove abbiamo avuto anche la sfida di mercoledì, che comunque è stata una sfida a livello fisico molto importante, anche e soprattutto anche a livello mentale, dove abbiamo fatto più di 50 minuti in 10, quindi oggi comunque siamo stati bravi a riprendere dopo che siamo partiti non benissimo, diciamo un po' disattenti, non riusciremo a trovare il nostro solito gioco, a muoverla veloce, però ci portiamo a casa questi 3 punti che ci aiutano a mantenere per ora il terzo posto. Ecco, ieri la vigilia Mariotti aveva detto dobbiamo evitare che questa gara diventi un trabocchetto, no? Perché loro comunque sono in una situazione di classifica molto complicata, ecco però insomma quel gol subito in avvio, insomma forse è mancata un po' di concentrazione lì. Sì, certo, perché comunque abbiamo fatto un fallo non intelligente, non in modo intelligente, e dopo che comunque avevamo avuto già 2 o 3 occasioni dove magari c'erano stati fischiati meno falli rispetto a loro. E sì, c'è stata un po' di disattenzione, però ti ripeto, siamo stati bravi poi subito a riattivare la mente e a recuperare per vincere poi la partita. E sentiamo adesso il parere dell'allenatore del Cannara, Armillei. Mesta l'atmosfera nella società umbra retrocessa in eccellenza. Mister, una sconfitta che come dire, vi condanna anche, vista la matematica in classifica, alla retrocessione in eccellenza. Un Cannara che comunque come dire, aveva spaventato la reazione avvio. Sì, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo e prendere un gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo un po' l'abbiamo risentito all'inizio del secondo tempo, però penso che abbiamo fatto complessivamente una buona gara, insomma. E niente, dobbiamo cercare di continuare a onorare il campionato fino alla fine e guardare avanti. Ecco, insomma, un giro di ritorno in cui avete fatto davvero pochi punti, insomma, le cause sono tante, no? Quando poi una stagione finisce in maniera negativa, cosa non ha funzionato quest'anno? Quando c'è una retrocessione tante cose non hanno funzionato, però il Cannara è una società che, come si dice, cade sempre in piedi, perché ogni anno parte con un budget che è tra i più bassi della categoria,
parte per cercare di centrare la salvezza, e negli ultimi due anni ci è riuscita, quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti, però la società è una società che ha finito il campionato, sicuramente getterà le basi per provare a risalire in questa categoria. E chiudiamo questo servizio con la partita vittoriosa della San Giovannese a spese della Flaminia di Civita Castellana, un successo però che ancora non consente agli azzurri di uscire dalla zona play-out. E vediamo il servizio di Alessandro Forni. San Giovannese Flaminia vale per play-out o play-off, a seconda di chi è la protagonista. In casa azzurra Milani il centrale al posto di Fanetti squalificato, Rossetti con qualche problema post-Scandicci stringe denti nel medesimo reparto, a sinistra torna titolare Moruzzi, in mediana invece c'è Baldesi per Sacchini dall'inizio, davanti il tridente con maggiore minutaggio non si tocca, da parte opposta l'ex di turno Nofri non cambia il proprio credo tattico e non rinuncia a Sciamanna ed Ancillai supportati da Lazzarini con staff a destra con vocazione spiccatamente offensiva. Con le riprese di Mario Falugi eccoci alla cronaca, primo corner del match a favore del Marzocco sulla respinta di Sordini, arriva Moruzzi prima di tutti, botta non lontana dallo specchio, il match si sblocca poco dopo il quarto d'ora sul traversone da sinistra, Baldesi appostato al meglio sul secondo montante dopo la deviazione, stop e rasoiata troppo potente per trovare una risposta di Sordini, la rete si gonfia per l'1-0 dei padroni di casa. Prima risposta a Viterbese con Lazzarini che prende la mira dalla lunga distanza, centrale la traiettoria, ordinaria amministrazione per Cipriani. La verticalizzazione della San Giovannese quindi 33esimo porta al raddoppio, torre di Akamadu per Polo che guadagna lo spazio per l'uno contro uno e fulminando Sordini in uscita replica il suo ingresso nel tabellino dell'andata. Prima dell'intervallo, nuovo cross per i padroni di casa di Moruzzi, terzo tempo efficace per l'anticipo di Bellini, palla fuori, si va al riposo. Il Flaminia nel secondo tempo alza il proprio baricentro, il neo entrato Sarrizzo è murato da Cipriani e nel successivo calcio piazzato di Sciamanna il pallone sibila solo al lato del palo mancino difeso dall'estremo azzurro. Ma questo anticipa solo di poco il gol rossoblu. In Gretolli, altro neo entrato di testa, anticipa tutti e supera Cipriani per l'1-2 che riapre di fatto l'incontro. Non c'è la sveglia nei valdarnesi, Sciamanna sul cambio di gioco per lui trova l'esterno della rete di fatto sfiorando il pari. A questo punto la Sangio esce dal proprio guscio, Bellini avrebbe sul piede il pallone del Tris, si immola De Vito per salvare a portiere battuto la propria porta. Ultimo pericolo per la San Giovannese, la punizione che trova la deviazione aerea, Cipriani blocca a terra ed in ripartenza strepitosa, percussione nel recupero di Bencini, palla a rimorchio rasoterra per Baldesi che coglie in pieno la traversa, irrompe Polo sulla respinta, stavolta è Sordini ad opporsi, finisce 2-1 ad Ostia a porte chiuse senza il pubblico che dall'inizio stagione è il 12esimo per la truppa di Filicano, sarà comunque un match point contro il Pomezia. E finisce anche la prima parte di Domenica Sport, restate con noi a tra poco. Seconda parte di Domenica Sport, iniziamo con il calcio femminile, ma prima un servizio relativo ad una grande serata che ieri sera si è svolta proprio nella sede del calcio femminile Arezzo, ovvero l'incontro conviviale di Orgoglio Amaranto, la cena delle rinascite, con tanti protagonisti che in passato hanno avuto un ruolo importante nei momenti di difficoltà dell'Arezzo Calcio. Cena sold out al Caggio di Ceciliano, l'appello di Orgoglio Amaranto ha trovato una bella risposta da parte dei tifosi dell'Arezzo che hanno applaudito i personaggi che in passato in vari momenti di difficoltà che l'Arezzo ha avuto hanno saputo svolgere una funzione fondamentale. Naturalmente il più gettonato è stato l'allenatore della battaglia totale, Massimo Pavanel, che non ha nascosto la sua emozione e la sua gratitudine verso questa piazza. Con lui anche Marco Massetti, il presidente delle Fideiussioni del 2010, Gigi Falasconi, il direttore sportivo che ricostruì la squadra che poi vinse il campionato di Serie D, Mimmo Avantario, uno dei primi giocatori dell'Arezzo dopo la radiazione, e Massimo Anselmi, il vicepresidente della battaglia totale. Ma ecco cosa ha dichiarato il trainer veneto ai nostri microfoni. E io devo ringraziare Arezzo perché
mi fa sentire felice, mi fa sentire amato e mi capita così, mi capita solo qua. Ecco, è stata un'esperienza straordinaria, intensa, vissuta proprio prima sul lato umano, poi tecnico. Io mi ricordo bene, allora per motivi professionali non seguivo direttamente le vicende della squadra, però ti accolsi in una mia trasmissione e da un pulpito diverso, mi ricordo, lanciasti proprio quel proclama, sì, e ne sono anche orgoglioso, guarda. Sì, perché ci stavano attaccando un po' da tutte le parti e beh, vabbè, ma allora se ci fanno andare in campo sarà battaglia totale. E così è stata. E parliamo adesso delle ragazze di Testini che non si fermano, oggi hanno sbancato anche il neutro di Terni battendo la Ternana, la Serie B è sempre più vicina grazie anche al contemporaneo pareggio del Pinerolo con il Pontedera. Vittoria pesantissima per l'Arezzo Calcio Femminile che ha battuto 1-0 in trasferta alla Ternana grazie al settimo gol stagionale di Paganini, compiendo quindi un enorme passo verso il successo del campionato di Serie C, visti i 15 punti ancora in palio e i 12 di vantaggio sulla seconda in classifica. Quella contro la formazione umbra è stata un'affermazione meritata e arrivata al termine di una prestazione fatta di sostanza e determinazione da squadra matura e ormai lanciata verso l'obiettivo. La prima chance arriva al terzo ed è in favore della Ternana con Cianci che trova lo spazio per calciare costringendo Sheikha ad una parata non banale. La risposta dell'Amaranto al 24esimo con il potente tiro da fuori di Vicchiarello deviato in corner da Money. L'Arezzo prova ad alzare il baricentro nella seconda fase di primo tempo e si fa di nuovo vedere con la bella iniziativa di Paganini che stoppa e calcia trovando però ancora il salvataggio dell'estremo difensore della Ternana. Poco dopo ci riprova Ceccarelli che però non dà forza e precisione al tiro effettuato in equilibrio precario. Nella ripresa la compagine di Mister Testini alza il ritmo e va vicino al vantaggio già al sesto con Ceccarelli che da ottima posizione non riesce ad inquadrare la porta. Sul fronte opposto due minuti dopo spettacolare conclusione di esterno di Natali disinnescata da Sheikha. La CF torna a macinare gioco e all'11esimo realizza il gol del vantaggio quando Paganini si conferma in un ottimo momento arrivando a rimorchio e infilando la sfera al palo lontano. Per lei è il settimo centro in campionato per l'Amaranto e il gol che vale i 3 punti. Al 17esimo Orlandi sfiora il raddoppio con un sinistro preciso e potente salvato da Money, al 29esimo invece la chance più importante per la Ternana con una rasoiata dalla distanza di Libera che va a sbattere sul palo. L'Arezzo nell'ultimo quarto d'ora controlla senza patemi il forcing delle Umbre che restano anche in inferiorità numerica per le proteste di Ruzzava. Al fischio finale la festa è tutta per l'Amaranto che domenica prossima ospiteranno il Genoa in quello che resta l'ultimo scoglio da superare verso quel sogno promozione inseguito per tutta la stagione. Grande euforia in casa dell'Arezzo, sentiamo le reazioni del dopo partita. È stata una grande vittoria, sofferta. Oggi forse tra le partite che abbiamo sotto l'aspetto comunque dell'aggressività abbiamo sofferto, però le ragazze veramente hanno dato il meglio di sé, hanno fatto una grande partita. Abbiamo cercato di fare qualcosina un po' di diverso perché il primo tempo facevamo fatica ad occupare un po' gli spazi laterali, ma era normale per come cercavamo di sviluppare gioco, il campo è un pochettino piccolo, quindi abituati al nostro abbiamo sofferto un po' la loro aggressività e la loro pressione, però credo che nell'arco dei 90 minuti le ragazze veramente abbiano fatto una prestazione di altissimo livello. L'importanza della vittoria è sottolineata anche da Caterina Sheikha, tra l'altro protagonista di una bella parata nel corso del primo tempo. Sono felice perché sono momenti quando squadra ha bisogno portiere sicuro e sono felice che oggi posso fare il mio lavoro giustamente. Sì. Serata di riconoscimenti anche all'auditorium di Montevarchi per l'evento organizzato dall'Associazione Memoria Rossoblù. Serata di grande partecipazione all'auditorium di Montevarchi per l'assegnazione del premio Memoria Rossoblù. È il secondo anno che l'omonima associazione propone l'evento in collaborazione con l'amministrazione comunale e la società Aquila Calcio 1902. Presenti alla manifestazione, oltre ai premiati, i rappresentanti istituzionali, gli sponsor e alcuni personaggi del calcio montevarchino. Vincitori sono: miglior giocatore è Alessandro Mercati. Il miglior giocatore viene attribuito attraverso dei voti che i tifosi danno sulla pagina Facebook di Memoria Rossoblù. Poi il capocannoniere è Diego Gambale, 12 gol,
e il personaggio dell'anno praticamente è Angelo Livi, il presidente del Montevarchi, che rappresenta simbolicamente naturalmente tutta la società, quindi è un premio anche che va alla società per quello che ha fatto in questi poco meno 10 anni che dalla seconda categoria ci ha portato al professionismo. È un riconoscimento non soltanto per me, ma soprattutto per tutta la società e anche per tutti gli sportivi che noi rappresentiamo e siamo onorati di farlo. E speriamo che loro possano continuare a portare avanti questo grande lavoro che stanno facendo, perché tutto questo comporta sacrificio e tanta buona volontà. E dal presidente Livi ecco i prossimi obiettivi per il futuro. L'obiettivo è la salvezza, l'obiettivo è crescere i nostri giovani, l'obiettivo è giocare con i giovani e soprattutto dare continuità al segnale che abbiamo dato, che si può fare calcio anche in maniera oculata. L'amministrazione comunale è sempre stata al fianco della società calcistica, del mondo del calcio, del mondo dei tifosi. Abbiamo ovviamente terminato i lavori allo stadio e inaugurato, diciamo così, l'avvio dei lavori all'antistadio che completeranno il percorso per creare un mondo calcistico attorno alla squadra dei colori rosso-blu che tutta la comunità ama. Parliamo adesso di alcuni flash relativi al calcio dilettantistico, nell'eccellenza allo spareggio disputatosi a Montevarchi tra il Terranova Traiana e la Fortis di Borgo San Lorenzo, ha visto il successo dei valdernesi per 2-1. Adesso la squadra di Calori andrà a giocarsi tutto nel girone playoff con l'Astrigiana e Cuoio Pelli. Per la salvezza invece importante vittoria della Baldaccio Bruni di Andiari, che ha piegato 2-0 il Castel Fiorentino con reti di Cameni ed Aprile. Primo successo per Palazzi, che oggi ha seguito la squadra dalla tribuna. Domenica prossima la Baldaccio affronterà il Castelnuovo Garfagnana. In promozione rinviata la festa della Castiglionese, che ha vinto e rimonta il derby con il Cortone a Camucia alla Maestà del Sasso, mentre in prima categoria successo della Sansovino, ma gli Arancioblè devono ancora rinviare di una settimana la certificazione della vittoria del campionato e quindi di tornare in promozione, mentre in promozione dopo 3 anni è tornato il Marino Mercato Subbiano, una festa per la squadra casentinese prima della conclusione del torneo. Aveva mancato il primo match point, ma non perde l'appuntamento con il secondo. Il Subbiano centra la vittoria contro il Furgol Castelfranco e si guadagna la promozione con 2 giornate di anticipo. Parte forte subito la formazione di Dimitri Bronchi e dopo 17 minuti è già in vantaggio. Rubechini entra in area e viene atterrato, e calcio di rigore su cui va Terzi, che non può sbagliare. Dopo 2 minuti è Piccardi, l'estremo difensore del Castelfranco, che evita il 2-0 prima su un colpo di testa ravvicinato di Ruggeri e poi sulla successiva respinta con Terzi, che caccia a botta sicura. Al 44esimo è ancora pericoloso il Subbiano con una mischia a centro area su un corner e dopo un batti e ribatti il calcio di Terzi, Piccardi, che in ottima giornata devia distinto il pallone sul palo alla sua destra, sulla respinta segna Menchini con una gran rovesciata, ma il gioco viene fermato in area probabilmente per un tocco di mano del gialloblè. Secondo tempo che inizia con la Furgo Castelfranco che cerca di attaccare, ma al 62esimo è Terzi che su un cross messo fuori dalla difesa del Castelfranco stoppa la palla e si inventa un eurogol che va al 7 sul secondo palo con Piccardi questa volta incolpevole. Una vittoria che corona una stagione perfetta della squadra di Dimitri Bronchi, mai battuta fino ad adesso, e che ora dovrà prepararsi per un campionato impegnativo e molto competitivo come la promozione. Finalmente, dopo 3 anni che ci proviamo, abbiamo raggiunto questo obiettivo, Subbiano promozione, una grande soddisfazione. Non è solo un discorso di squadra, di collettivo, ma è insomma di insieme di cose, per cui è 2-3 anni che lavoriamo, abbiamo raccolto quest'anno i frutti di tanto lavoro nel passato. Il ringraziamento va alla società, va alla squadra per aver riportato insomma Subbiano già un gradino più avanti e per diciamo che sia l'inizio di un percorso per ritornare insomma alle vecchie glorie che Subbiano merita dal punto di vista calcistico.
Parliamo invece di basket, sconfitta per la SBA in gara 1 dei playoff. La partita si è conclusa da poco, saremo più precisi, più dettagliati nelle prossime edizioni. Il return match è in programma ad Arezzo giovedì prossimo. Invece ieri sera in gara 1 dei playoff di A2 femminile, la Galli Bruschi di San Giovanni Valdarno ha battuto il Cagliari. I playoff sono partita a parte, lo si è capito anche al Palagalli, dove la Bruschi Galli ha faticato non poco per avere ragione della tenacia delle avversarie del CUS Cagliari. 4-9-4-6 il punteggio, che fotografa molto bene le difficoltà incontrate dalle ragazze sangiovannesi, che tuttavia sono riuscite a portare a casa un risultato che permette loro di iniziare alla grande i titoli di coda della stagione. Ma sulla partita sentiamo il parere del tecnico della Bruschi Galli, Alberto Matassini. Sì, diciamo che l'unica cosa positiva è essere in vantaggio 1-0, per il resto ci sono tantissime cose da rivedere, tecniche e anche di atteggiamento. Se siamo una squadra che deve vincere il campionato, non può essere assolutamente questo il modo di approcciare una partita così importante, quindi dovremo riparlarne. Mercoledì pomeriggio andiamo in Sardegna, abbiamo visto che questa è una squadra che non è in vacanza e quindi dobbiamo entrare anche noi in mentalità playoff. Il nostro obiettivo è arrivare in A1, ma per arrivare in A1 bisogna arrivare prima in semifinale, poi in finale, poi vincere la finale, e questo dobbiamo schiarircelo bene. Successo in volata di un promettente ragazzo aretino in forza al pedale toscano. Parliamo della corsa di Renzino, che è tornata a essere organizzata dopo 2 anni di assenza forzata. 2 settimane fa aveva masticato amaro per il secondo posto nella Coppa Giglio. Alla fine qualche polemica di troppo aveva sciupato il clima che De Coubertin predica dal 1896. A Renzino, Filippo Agostinelli, aretino delle Poggiole, si è preso una bella rivincita vincendo da campione una gara che quest'anno ha cambiato pelle, regalando un tracciato adatto alle ruote veloci in perfetta sicurezza. Era da 2 stagioni che mancava la corsa di Renzino, competizione riservata agli allievi organizzati alla perfezione dal locale Circolo Arci, circuito snello di poco meno di 10 km in un vero e proprio toboga alle porte di Foiano, che ha permesso al pubblico di vivere le fasi della corsa con grande pathos. Non c'erano grosse asperità ed è per questo che la tattica del pedale toscano di Ponticino non ha lasciato spazio agli avversari. L'obiettivo era quello di coprire Agostinelli per metterlo nella condizione migliore di vincere, e così è stato. Per la cronaca, il podio è stato completato da Serrangeli dell'UCI Foligno e Attolini della Logistica Ambientale Formazione Laziale. Ma sentiamo il vincitore. Complimenti, una volata perfetta, avete dominato questa corsa. Sì, beh, fin dai primi giri abbiamo cercato di dominare la corsa attaccando molte volte, e all'ultimo giro ho trovato la mia squadra molto presente nelle prime posizioni, che sono riusciti a tirarmi una volata perfetta e sono riuscito a vincere. Senti, dopo il secondo posto di Montevarchi, dove c'erano state delle polemiche, adesso la vittoria è tranquilla. Sì, beh, diciamo che nella corsa di Montevarchi c'era stata una piccola incomprensione e sono scatenate un po' di polemiche, però diciamo che la vittoria l'ho ritrovata oggi. Senti, può dare un appuntamento il 2 luglio alle Poggiole? Beh, sì, è una corsa in casa, quindi cercherò di fare molto bene. Bocca al lupo. Grazie. E chiudiamo con il servizio di colore relativo ad una bella manifestazione che è stata organizzata questa mattina per le strade di Arezzo dintorni. Alla scoperta del territorio in sella una vespa, le vediamo schierate tutte insieme nei giardini del Prato. 21esima edizione del raduno nazionale Vespa Club, che è tornato dopo 2 anni di attesa. Un'occasione di ritrovo e condivisione per centinaia di appassionati di questo iconico mezzo, provenienti dall'Italia e dall'estero. Presidente Sestini, non finite mai di stupire, perché questa è una manifestazione che ormai ha assunto, se vogliamo, una rilevanza non solo locale. Certo, il Vespa Club Arezzo ormai è conosciuto in tutta Italia e anche all'estero, diciamo. Lo vediamo dalle partecipazioni. Abbiamo partecipanti Reggio Calabria e Milano, abbiamo anche una decina di belgi che siamo molto contenti di riceverli. Insomma, sta sempre aumentando più dopo pandemia, il nostro raduno riaumenta i numeri, si rialzano, e vediamo un po'
se continuiamo a salire così. È un evento sportivo, un evento di costume che cade poi quest'anno, finalmente torna il 1° maggio, ma è un 1° maggio particolare perché domenica c'è anche la fiera, quindi il centro storico della città è veramente addobbato a festa. E poi è un evento importante anche dal punto di vista turistico ricettivo, perché sono tantissimi gli equipaggi di vespisti che sono qua ad Arezzo, anche dall'estero, molti sono arrivati prima e quindi hanno avuto modo nelle ore antecedenti l'evento di visitare la nostra città, di pernottare in città, e quindi si crea un indotto, come sempre, come sono eventi di qualità per la nostra città, che è ripartita alla grande grazie poi alle tante associazioni sportive, culturali, giovanili che veramente sono ricchissime, sono tantissime in città e organizzano eventi veramente importanti. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi. Tra poco la telecronaca indifferita ovviamente della partita Arezzo-Cannara con il commento di Andrea Lorentini.